Ciao a tutti e benvenuti. In questo video voglio parlarvi del nuovo miglior software di video editing completamente gratuito. Tutti coloro che si avventurano nel mondo del videomaking per la prima volta incontrano un muro economico. Questo perché tutti i software professionali di video editing costano davvero un sacco di soldi. Per fare due nomi basta pensare a Final Cut Pro X oppure ad Adobe Premiere. In passato ho già fatto un video simile a questo e il software di cui parlavo era HitFilm Pro Express. Vi lascio il link a quel video nella descrizione perché può essere una buona alternativa al software di cui parleremo in questo video e vi lascio in descrizione anche la playlist di tutorial relativa a questo programma. Oggi però abbiamo un nuovo campione, DaVinci Resolve. Pensate che questo programma, oltre ad essere completamente gratuito, ha anche una versione per Linux. Niente male. Questo nome magari l'avete già sentito da qualche parte. Questo perché DaVinci Resolve è spesso associato alle sue grandi capacità di color correction. Quello che forse vi è sfuggito però è che questo software in realtà è un software di video editing completo. Anzi direi completo e professionale. Scaricare questo software è davvero semplice. Basta andare sul link che vedete in questo momento sul video e che vi lascio anche in descrizione. Premere su scarica, selezionare la versione del vostro sistema operativo, inserire i vostri dati personali e proseguire con il download. Una volta completato il download non ci resta che andare a estrarre il file zip che abbiamo scaricato e seguire le istruzioni di installazione. Possiamo finalmente andare ad aprire questa applicazione e la prima schermata che ci viene mostrata ci chiede se vogliamo fare il tour dell'app oppure semplicemente se vogliamo andare ad aprirla. Il tour non è lungo, dura davvero pochi secondi e vi consiglio di farlo perché vi dà un'idea generale della struttura di questo software e vi dice dove potete trovare gli effetti, dove potete trovare la timeline, dove potete trovare i media, l'editing audio, l'editing della color correction e vi fate un'idea generale della struttura di questo software. In questo modo vi terrete dopo 5 secondi di essere su Google a cercare quello che vi serve. Questo software è diviso in sezioni. Abbiamo essenzialmente delle schede, un po' come avviene sull'app del telefono, in basso, dove abbiamo a sinistra la sezione dei media, dopodiché abbiamo la sezione del video editing, dopodiché abbiamo la sezione degli effetti e delle composizioni avanzate, dopodiché abbiamo la color correction, la sezione dell'audio ed infine la sezione dell'esportazione. Possiamo esportare video in formati classici oppure possiamo andare ad esportare video in formati ottimizzati per YouTube o Vimeo. Se questo non vi basta, possiamo anche andare a esportare video con codec H.264 e H.265. Se questo ancora non è abbastanza, possiamo andare ad esportare il nostro progetto per essere utilizzato in Final Cut Pro X oppure in Adobe Premiere. Ho fatto qualche prova con questo software e mi sono trovato davvero bene. Se avete un minimo di esperienza nel video editing anche su software come ad esempio Windows Movie Maker, bene o male vi troverete a casa, visto che l'esperienza di utilizzo è molto simile. Ciò che davvero mi sorprende di questo software è che nonostante sia pensato per professionisti, in ogni caso ha un'interfaccia davvero molto intuitiva e dunque chiunque lo può utilizzare. Anche una persona che ne so, vuole fare il video della gita, inserire due transizioni e un titolo in testa al video. È davvero adatto a tutti. Molto probabilmente, come ho fatto per HitFilm, realizzerò una serie di tutorial anche per questo software di video editing. Se così sarà, racchiuderò poi dopo tutti questi video in una playlist e troverete il link a questa playlist nella descrizione di questo video, che fungerà diciamo da introduzione. Dunque che dire, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi sia stato in qualche modo utile. Se così è stato, lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri video come questo e molto altro. Nella descrizione del video trovate tutti i link relativi a DaVinci Resolve e a tutti i miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Come al solito vi chiedo di seguirmi sul canale di Telegram perché è il canale con il quale mi tengo in contatto con i miei iscritti, il canale sul quale pubblico tutte le date di uscita dei prossimi video e il canale sul quale condivido di tanto in tanto delle offerte Amazon che mi sembrano davvero interessanti. Dunque questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!